Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia che apriamo con un servizio che arriva da Tolmezzo. Parliamo ancora di cronaca e di furti. È il dipendente della banca questa volta che ruba soldi ai clienti per oltre 2 milioni di euro. Vediamo. Una dipendente di una nota banca di Tolmezzo è stata sottoposta alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora e al sequestro preventivo di beni perché è ritenuta responsabile di truffa e riciclaggio per ammanchi notevoli di soldi dei clienti per oltre 2 milioni di euro. L'operazione si è conclusa al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Udine ed eseguita dalla stazione dei Carabinieri di Tolmezzo e della Compagnia della Guardia di Finanza. Le due forze dell'ordine hanno dato esecuzione così all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale di obbligo di dimora. A una misura cautelare reale, il sequestro preventivo e due decreti di perquisizione del locale e personale nei confronti della dipendente di questo noto istituto di credito e del coniuge per reati di truffa e riciclaggio e tre decreti di perquisizione locale nei confronti di altri soggetti non indagati. Le attività investigative realizzate in perfetta sinergia tra i carabinieri e i finanzieri sono nate da alcune denunce presentate da correntisti dell'istituto di credito e hanno messo in luce sostanziose distrazioni patrimoniali a danno dei risparmiatori. Nel gennaio scorso, al comando stazione di Tolmezzo dei carabinieri, si era presentato un anziano cliente, titolare di un conto corrente acceso nell'istituto di credito. L'uomo lamentava un ammanco di circa 150.000 euro. L'anziano, come emergerà poi, aveva intrattenuto rapporti e operato esclusivamente con l'impiegata indagata, che conosceva bene e di cui aveva profonda fiducia e stima. La stessa cosa è accaduta ad altri clienti, raggirati dalla stessa donna. Si tratta purtroppo in prevalenza di persone anziane o di persone che, dopo aver lavorato all'estero, erano rientrate in Italia con i risparmi di una vita. Carpendo la fiducia dei vari correntisti, la dipendente dell'istituto di credito aveva prospettato loro la possibilità di fare proficui investimenti finanziari in titoli o azioni. Si faceva consegnare denaro contante in più tranche e operava materialmente sui conti correnti dei truffati, sostituendosi a loro senza che ne sapessero nulla. I soldi poi non venivano investiti come promesso, ma intascati o dirottati su altri conti correnti paralleli, all'insaputa degli ignari clienti. Per convincere le persone truffate, l'indagata consegnava ai risparmiatori dei rendiconti falsi. I carabinieri si sono resi conto che non si trattava di un caso singolo. Hanno contattato le altre potenziali vittime e poi raccolto le denunce. Nell'indagine a quel punto è entrata la Guardia di Finanza. Su delega dell'autorità giudiziaria, carabinieri e finanzieri hanno eseguito la perquisizione domiciliare a carico dell'indagata, rivenendo e sequestrando varia documentazione probatoria, sia cartacea che elettronica, tra la quale un'agenda, considerata poi dagli investigatori il libro mastro, contenente dettagli importantissimi per la ricostruzione delle truffe. Si stima che gli ammanchi totali possano aver raggiunto la cifra di più di 2 milioni di euro. Il provvedimento di sequestro eseguito quest'oggi nei confronti della coppia, finalizzato alla confisca diretta del prodotto o del profitto del reato, ovvero nella misura per equivalente, riguarda beni immobili e mobili per un valore almeno di 250.000 euro, tra cui 7.000 euro in contanti, 18 borse di vari modelli e marche, The Bridge, Louis Vuitton, Prada, Fendi, Chanel, del valore complessivo di circa 6.000 euro. Un'abitazione del valore di 160.000 euro, un'auto del valore di 20.000 euro e ulteriore documentazione utile al prosieguo delle indagini. Gravissimo incidente stradale a Varmo, dove è morto un ragazzo di 26 anni di cammino al tagliamento a seguito delle tremende ferite riportate nello schianto della sua auto contro un TIR. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 19 sulla cosiddetta strada ferrata, arteria che collega Portogruaro con la periferia di Udine, in località Madrisio, nel comune di Varmo, poco prima del ponte sul fiume Tagliamento. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, il giovane Michele Fabbro si è scontrato frontalmente con un autoarticolato che proveniva dall'opposta corsia di marcia. L'impatto è stato tremendo e il 26enne di cammino al Tagliamento è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, l'elicottero del 118 decollato dalla centrale operativa di Udine e un'ambulanza giunta da Pordenone. Adesso andiamo con il prossimo servizio a Trieste, dalla regione in arrivo 90 milioni di euro messi appunto a disposizione della città. Vediamo. Assessore Peroni, la giunta regionale che si è riunita oggi a Trieste ha definito un assestamento di bilancio autunnale che mette a disposizione oltre 90 milioni di euro. Sì, è il segnale di un quadro dei conti della regione
molto solido, abbiamo stanziato una somma complessiva che sfiora i 100 milioni sul cadere dell'anno e quindi interventi che andranno a rimpinguare linee di investimento sul sociale, sull'economia e quindi devo dire motivo di ottimismo e di soddisfazione perché la buona gestione dei nostri conti consente una ulteriore distribuzione di risorse dopo che già avevamo stanziato più di 300 milioni nell'assestamento estivo e dopo la legge di stabilità dell'inverno scorso. Queste risorse nascono anche da una spesa oculata, da risparmi di spesa fatti in questi mesi? Anche da questo, naturalmente, e dal costante monitoraggio della spesa, perché gli obiettivi che dobbiamo perseguire con il nuovo sistema fondato sul principio di pareggio di bilancio ci obbligano appunto a una spesa oculata e, come dire, ricomprese entro l'anno di esercizio e quindi un monitoraggio molto attento, come infatti stiamo facendo e, come dire, dimostrando con questi risultati giorno per giorno. E a Prato Carnico il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, onorevole Serracchiani, valorizza nelle sue parole la Solaris, quale esempio per il futuro della montagna. Vediamo. Presidente, ci troviamo quest'oggi alla Solaris a Pesaris, un'azienda leader nel mondo ma con il cuore nell'Alta Carnia. Come si conciliano questi due aspetti e che cosa può fare la regione per incrementare ancora di più il successo di un'azienda come questa? Questa azienda è la fotografia del si può fare una cosa che sembra complicatissima, mettere insieme la montagna e la pianura, fare impresa di altissima qualità conosciuta in tutto il mondo, basti pensare che stiamo parlando di un'azienda che lavora negli Stati Uniti, che lavora praticamente non soltanto nel contesto europeo ma in tutto il mondo ed è un'azienda che nasce oltre 300 anni fa a Pesaris, quindi è in montagna, rimane saldamente con le gambe in montagna. La testa in parte è a Udine per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ma la cosa incredibile che funziona e che credo faccia la forza di questa azienda è aver tenuto insieme montagna e pianura e credo che questo sia un po' il futuro anche della nostra montagna. Siamo in grado di fare impresa anche qui, abbiamo la necessità di mettere in condizione gli imprenditori di avere tutti gli strumenti per farlo. Presidente, c'è poi una parte storica dell'azienda che in questo momento è chiusa. Si può pensare ad uno sviluppo turistico tenendo conto che ci troviamo all'interno della Valle del Tempo con un museo che è a pochi passi da qui? Beh, qui stiamo parlando di un'impresa che fa innovazione tecnologica e di un imprenditore coraggioso che ha mantenuto in piedi queste possibilità. D'altra parte c'è anche una parte storica dello stabilimento che potrebbe essere utilizzata proprio per far vedere la lavorazione. Questa è la cosiddetta Valle del Tempo. Da una parte abbiamo gli orologi e potremo un giorno, io mi auguro presto, avere anche il Museo del Tempo. Dall'altra parte abbiamo una parte dell'azienda che potrebbe, proprio quella storica, essere utilizzata per far vedere le varie fasi di lavorazione, come si lavorava all'inizio del secolo, ma anche prima e come si lavora oggi nella formare questi pannelli che sono ormai conosciuti in tutto il mondo e che vengono proprio da qui. Credo che queste siano le condizioni per far venire le persone in montagna, per far vivere la montagna, per dare economia alla montagna e soprattutto per evitare che la montagna disperda il suo prezioso patrimonio. E ci spostiamo adesso a Gorizia per parlare di viabilità per un intervento sugli archi della Porta d'Italia da riverniciare. Appunto siamo sull'autostrada A34. L'intervento piuttosto impegnativo, vista l'altezza della struttura, richiederà 2 settimane per essere completato. Il lavoro sarà eseguito durante la prima settimana, da oggi a venerdì, dalle ore 8 alle ore del mattino alle ore 20 e richiederà la chiusura della carreggiata in direzione confine di Stato, all'altezza dello svincolo di uscita appunto per Gorizia. Il traffico diretto in Slovenia sarà deviato sulla rotatoria di Sant'Andrea. Sempre da oggi e fino a venerdì, nella stessa fascia oraria, saranno chiuse in alternanza anche la corsia di marcia o sorpasso ma in direzione Villesse per i veicoli provenienti dalla Slovenia. La chiusura interessata riguarda circa 300 metri in prossimità sempre dello svincolo di Gorizia. Durante la seconda settimana ancora chiusure delle corsie di marcia all'altezza dello svincolo di Gorizia in entrambe le direzioni, dalle 8 alle 20 da sabato 8 a mercoledì 12 ottobre. Giovedì 13 ottobre infine chiusura della sola corsia di marcia in direzione Slovenia per il riposizionamento dei New Jersey di protezione sempre in orario diurno.
Torniamo ancora a Trieste, dove la regione interviene con i canoni di localizzazione a sostegno delle famiglie in difficoltà. Vediamo di cosa si tratta. Un provvedimento importante è quello che ho portato oggi in giunta, ovvero il riparto di più di 8 milioni di euro per quanto riguarda il sostegno delle locazioni. È un importo superiore di 1,5 milioni circa di quello dell'anno scorso, che andrà a beneficio delle domande pervenute in circa 187 comuni. Il beneficio sarà ripartito in termini proporzionali nei comuni, che potranno quindi provvedere a darlo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Quest'anno si sono anche presentate 4 domande di proprietari di case che intendono affittare a canone agevolato e quindi rientrare nelle norme, che verranno totalmente sostenuti in questa loro volontà. È un provvedimento importante che ogni anno mette in campo risorse importanti e che vede l'impegno della Giunta regionale a non far mancare questo importante sostegno per le famiglie. Vengono da Roma, dall'Emilia Romagna, ma anche da Cuba o dalla Colombia. Qualcuno vuole divertirsi e far divertire, altri sperano di realizzare un sogno, altri ancora di vincere. Al teatro Giovanni da Udine si preparano, si truccano e, nonostante l'avvicinarsi dell'ora X, mantengono un'invidiabile serenità. Loro sono i contendenti alle audizioni di Italia's Got Talent, i ragazzi selezionati nel casting che da ieri fino a giovedì si giocheranno la possibilità di passare alle fasi successive dello show, convincendo i giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Litizzetto e Frank Matano che loro il talento ce l'hanno veramente. E adesso andiamo a Casarsa della Delizia. Il vicepresidente della regione Bonzonello parla del quinto Rigel, affermando che questo reparto è da sempre in prima linea nel nostro territorio. Vediamo. Vicepresidente Bonzonello, come ha detto lei nel suo intervento, prima che una forza dell'esercito, questa è una comunità fortemente legata con il territorio. Beh, lo sappiamo benissimo cosa significa il Rigel per la regione Friuli Venezia Giulia e per il Pordenonese in particolare. Sappiamo cosa hanno fatto in questi anni, in questi 40 anni, sia dal punto di vista dell'impegno civile che da quello, di quello militare. L'impegno civile sappiamo che fino a quando la protezione civile, fino a quando il soccorso alpino non si è dotato degli elementi di elisoccorso, sono stati loro quelli che hanno realmente aiutato a salvare vite umane. Sappiamo anche quando c'era qualche problematicità rispetto magari a portare un farmaco da un ospedale all'altro o salvare qualche vita umana, sono sempre stati in prima linea. E poi la parte professionalità enorme di questi nostri soldati, di questi militari che nelle missioni internazionali, in scenari internazionali hanno sempre dato prova di grande umanità e professionalità assieme. Quindi questo è il Rigel è per noi qualcosa di veramente molto importante. E poi c'è l'aspetto legato al terremoto, perché proprio c'è questo legame con il territorio, ma anche come data di nascita, la Rigel con il terremoto del Friuli Venezia Giulia, con un impegno veramente forte da parte loro. È così. Primo gennaio 76 nasce il Rigel, sulle orme di altri gruppi, ma il primo gennaio 76 nasce il Rigel e 6 maggio 76 e 15 settembre 76, terribile terremoto che colpisce la nostra comunità, la nostra gente, il Rigel in prima fila, sia nei momenti proprio dei primi aiuti e poi in quelli della ricostruzione. Senza il Rigel non avremmo potuto aiutare alcuni borghi, alcuni comuni, alcuni paesi molto isolati, dove potevano arrivare solo gli elicotteri anche nella fase poi della ricostruzione, non solo nel primo aiuto come dicevo. Quindi il Rigel, che è profondamente legato a questa nostra terra e che a cui siamo profondamente grati per tutto quello che hanno fatto nei confronti della comunità del Friuli Venezia Giulia. E con questo servizio, gentili telespettatori, termina l'informazione regionale per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione.